Ministro, tante sono le emergenze nella provincia sud di Salerno e le ultime con l'incendio di Battipaglia, ma tante altre hanno riguardato nel passato ed oggi anche il comune di Capaccio Pessum, patrimonio dell'UNESCO e città dei templi. L'ultima, che sicuramente le ha informato, è stato questo sversamento abusivo da parte di un'azienda bufalina che ha creato grossissimi problemi anche dal punto di vista igienico-sanitario. Allergie e intolleranze. Ehm, il governo come sta pensando e quali sono le azioni più importanti che secondo lei si devono mettere in campo per questo tipo di emergenze? Allora, eh, al di là della vicenda di Capaccio Pestum, io ho già depositato un disegno di legge governativo che è stato già diramato alla fine della primavera e che quindi sta facendo il suo percorso parlamentare per, che ho chiamato tutela ambiente e poi quello successivo terra mia che significa intervenire prima che le cose accadano, quindi su ciò che è l'autorizzazione integrata ambientale, sia la via, la valutazione di impatto ambientale regionale piuttosto che nazionale, in modo tale che coloro che possono avere un impatto sull'ambiente devono anche rispettare determinate regole. Se lo fanno oggi lo devono fare in termini etici o morali, domani lo dovranno fare per legge. Mi sarebbe piaciuto che, tutto, tutti quelli che, non, ci, che non ci fosse stato bisogno di una legge, ecco, perché si sentiva la voglia e il desiderio da parte di chi... Di chi fa determinate attività sul territorio di rispettare il territorio nel quale vive. Non lo fanno, lo faranno per legge, se non lo fanno c'è pronto il disegno di legge governativo che ho depositato su terra mia col DASPO ambientale. Chi inquina lascia il territorio e lo sbattiamo fuori dal territorio. Questa è la mia, è la mia logica. Poi... Stamattina ho avuto modo di visitarli poi gli impianti di smaltimento. Sì. Qual è la condizione che ha trovato? Ho sentito puzza banale dirla così, ho sentito puzza, quindi credo che, ci sia, che sia giusto che battipaglia finestre aperte, ma che la puzza non si senta anche altrove, perché poi non è che è solo battipaglia, purtroppo. È necessario anche che finalmente il Parlamento voti la legge che è già depositata in Parlamento sulle cosiddette sostanze odorigene, a prima firma Elaria Fontana, perché è una legge importante. È quello che dicevo prima: se non lo si fa per etica e morale, lo si deve fare per legge, però lo si deve fare. Quindi, le sostanze d'origine, i miasmi, per essere chiari, che disturbano la vita delle persone, devono avere un controllo. Oggi la legge non c'è, semplicemente, questa legge è in Parlamento. È il solito appello che io faccio all'arco costituzionale: votatela, perché la puzza la sente sia chi è di destra sia di chi è di sinistra. Non c'è una puzza diversa da destra a sinistra. Fate presto. Lei è uno che ha fatto dell'ambiente un modo di vivere, no? è venuto qui nel Cilento, e quindi è uno di quelli che va in spiaggia, si mette a raccogliere carte, e insomma è stato anche, come dire, come tanti cittadini. Come tanti lo cittadini e lo fa ministro, da ministro, lo, sì, lo, lo dovrebbero fare tutti. Volevo chiedere, secondo lei, eh, qual è la condizione delle nostre coste? Come le ha trovate? Come le trova? Cosa, cosa bisogna fare per migliorare, riqualificare? Parliamo del Cilento, io vengo da 39 anni nel Cilento e le ho trovate migliorate. È chiaro che sono migliorabili ancora, però le ho trovate migliorate e questo va detto. Ho trovato migliorato il turismo, perché tante volte accade che il turismo si cresce e l'inquinamento ambientale insieme al turismo, invece qua ho trovato questo, però è chiaro che è tutto migliorabile. Mi è piaciuto molto, questa, mi sta piacendo molto che tanti comuni e tanti cittadini incominciano a respirare la nuova idea del plastic free e quindi di incominciare a rinunciare a queste, questa, questa forma anche di inquinamento della plastica monouso a favore del biocompostabile per esempio che è anche un modo di fare cultura ambientale perché lo puoi fare in prima persona, lo puoi fare a casa tua, lo puoi fare sull'ido, lo puoi fare al ristorante, lo puoi fare dove vuoi. Questo mi piace molto incrementiamo, io ho incontrato dei sindaci che vogliono fare un'area marina protetta lunga tutta la costa del Cilento, io mi sono impegnato ad ascoltarli, finora ho ricevuto una sola deliberazione di consiglio comunale di Pollica, quindi la zona di Acciaroli e Pioppi per intenderci, che ha già deliberato, gli altri sindaci, c'è eh, un altro sindaco adesso non ricordo quale, forse San Giovanni Appiro, eh, gli altri sindaci lo vogliono veramente fare come mi hanno detto, bene, lo dimostrassero, delibera di consiglio comunale, altrimenti la legge è chiara, non si può fare. E quindi chi lo vuole fare ha tutti i termini per farlo, però lo deve fare, non lo deve solo dire.